E ciao a tutti e benvenuti ad un'altra nuova puntata di Pokémon Rosso Fuoco versione Kaizo Iron Man. Proveremo come al solito a battere il nostro broccolino preferito. Ringrazio ancora I'm Not Fabio per la donazione dell'ultima volta. E che dire? Diamo inizio alle danze. Musica attivata, gioco avviato, spero che vi divertirete insieme a me. Si inizia con Pichu. Ah, di qua c'avevamo Kyogre. Vabbè, ci dovremo accontentare di sto Pichu. Dai, attacco, difesa 0. Se ce la facciamo. Ci abbiamo palla omba, attacca rasa, presa. Palla ombra dovrebbe fargli più male. Paralizzando, ma fallisce, dai. Lampata, questo farà male. E niente. Si ricomincia. Tururu. Minchia, sì, ottimo vapore. Prendiamo subito. C'ha anche Bore e Dragartigli. Però c'ha delle statistiche di merda. Vabbè, dai. Vediamo se riusciamo ad uscire dalla palestra. Andiamo di lacerazione. Lui c'ha subito già Dragartigli. Cioè, tu non. E niente. Altro giro e altro regalo. Si ricomincia subito. Ma oggi non demordiamo. Mac. Ci abbiamo uovo bomba, luce lunare che non mi ricordo cosa fa. Non vorrei che sia quella che ci cura. Ah, ci cura. Quindi questa non la possiamo usare perché è bandita. Tranne che nel primo scontro. Andiamo di uovo bomba sperando di ucciderlo. Molto male. Molto male. Sì, non si molla un cazzo qua. Ci proviamo. Sarà volta di Drozzi con fango bomba. Ma lo sguardo era attacco e fango. Beh, dai, fango bomba non è niente male. Il problema è che quello lì, Water Ground, mi sa che è resistente. Mi ricordo. Infatti, però era attacco, no? Ci manca 12, dai. Niente. Oggi no, non usciamo manco dalla palestra. Ah, Metagross. Questo è buono. Schermo. Ricordo che noi come tre Pokémon Jolly ci abbiamo Snorlax, Blissey e Porygon 2. Quindi se li troviamo ce li possiamo tenere. Questo ce lo teniamo, però ci toccherà cambiarlo. Vendetta vera, non finire in galera. Vai, dai, muori. Proviamo con Aero Assalto, brutto colpo. Ma Vendetta ci fa fuori. Oggi è giornata tetra, iniziamo malissimo. Tra l'altro siamo al tentativo tipo 180, ma non demordiamo. Porteremo a casa Broccolino e ce la faremo. Agli occhi di troppo forte col pugno psichico che è debole, ma tanto male per male facciamo. E ultimo canto, cioè abbiamo 3 turni per ucciderlo, dopodiché moriamo malissimo. Meno male che ce l'abbiamo fatta. Attacco speciale 0, ottimo, ottimo. Si fa per dire. Beh, perlomeno non è lentissimo, questo qui lo dobbiamo cambiare subito. Vediamo cosa c'è nell'erbetta, prendiamo subito la pozza.
Va bene, dai, ci vediamo. Ciao. Ci siamo subito un attimo. Schermo lì. Ottimo, ottimo. Questo lo dopo lo veniamo a catturare. Anche questo non è male. Tra l'altro è più veloce di noi. Lo catturiamo perché è l'unica cosa che possiamo fare. No. Siamo obbligati ad ucciderlo perché ci ha fatto ragnatela, non possiamo scappare. Ci tocca ad ucciderlo, tanto poi vabbè, lo cambieremo, ma poco male. Non potevamo fare altrimenti, Pokéball. Quell'unica che avevamo gliel'abbiamo tirata, abbiamo provato a catturarlo, non potevamo fare altrimenti. Dopo lo andiamo a catturare, non vi preoccupate. Oh, schermo, anche se qua non è. Però c'ha delle mosse di merda. C'ha delle mosse veramente di merda. No, ci conviene schermo, è più forte. Oppure lo prendiamo per cercare altri Pokémon nell'erba alta. Anche quella lì potrebbe essere un'idea. Che è sicuramente più veloce di noi, almeno ci permette di scappare nel caso. Ci permette di scappare, vedi? Perché vedi, abbiamo molti. Catturiamolo, che almeno lo usiamo per scappare. Dai, però, fatti catturare, non fare lo stronzo. Hola. Ti chiamiamo stronzo, pezzo di merda, come ti dobbiamo chiamare? Schermo. Porca tre, però, sono un pino, non possiamo prenderlo adesso. Vabbè, faccio. Noi ci abbiamo veleno core 50. No, dobbiamo per forza cambiare. Sto Sherpy è troppo veloce, ma ha le stat di merda. Rapidartigli, poi lo diamo al Pokémon che catturiamo. Che almeno ricordo, questa quella sono due cose diversi. O quello lì è la forma prima, no? No, forse la forma prima. Invece all'evoluzione. Kingler è acqua e basta. Ma magari c'è delle mosse migliori rispetto a questo. Vabbè, quello lì potrebbe non essere una brutta idea perché è fantasma. Immune alle mosse normali. Cerchiamo un po'. Piovischio c'è anche. Non lo so. Di livello un po' più alto no, eh? Andiamo a vedere nell'erba alta di là. Andiamo a vedere nell'erba. Tauros. Beh, lui sì che sarebbe bello da prendere. Un po' di Pokéball. Tanti soldi non ce ne facciamo un cazzo. Vediamo se troviamo Ampharos. Ampharos molto interessante. E sono no, non mi gusta. Preferisco Ampharos. Ampharos di livello 8, no? Ai, eccolo qua. Speriamo che ci abbia delle mosse buone. Ah,
Ampi, vediamo il nostro Ampi com'è. Teletrasporto. Fa cagare, però potrebbe essere comodo per gli spostamenti. Ci abbiamo Zampille Vital T. Difesa ottima. Però veloce non so qua, come una merda. Qua abbiamo bruciato, ci tocca andare nella foresta. L'auto. Ma ciao Todo, benvenuto. Come va Todo? Todo? Aspetta che ti faccio subito un so. Ah, sei venuto a gufare subito. Guarda, non ce n'è bisogno. Oggi sta andando già decisamente male, anche senza le tue gufate. Stiamo trovando solo Pokémon schifezza. Adesso abbiamo catturato sto Ampharos, ma c'ha delle mosse che sono al limite del ridicolo. Quindi cerchiamo qualcos'altro che non sia sto batuffolino del cavolo. Che non riusciamo manco a scappare dal batuffolo. Non si scappa, difatti è il batuffolo di merda. Fermo. Vediamo se c'è qualche altro Pokémon da catturare qua. Oltre a sto sgorbio di merda. Bugfly, mamma mia, non mi piace per niente manco questo. Facciamo teletrasport. Già che ce l'abbiamo. Dai, uno un po' più carino, che non sia sto qua. Seal. Comunque più veloce lui. Mamma mia, come siamo messi male, ragazzi. Cioè, abbiamo sto qua che è lento come la Quaresima. Quelli che sono uno più brutto dell'altro. Proviamo a catturare lui. Iperzan. Dinami pugno, corpo scontro. Però che cacchio ha? Ok, te Todo, cosa dici? Perderemo contro il primo, secondo, allenatore, quale? Accettano scommesse. Contro chi perdiamo, secondo te? Riusciamo a batterlo almeno il primo allenatore? Ferro, diamogli rapida artigli. Diamogli tutto, tanto su qua non dura un colpo. Oh, dai che tra poco la tua gufata si attiva, Todo. Allora, forse no. Contro Codacciano. Morirei prima. Ah, uccido da questo qua. In effetti c'ha fuoco bomba. Potrebbe
potremmo morire. Almeno. E non mi poteva venire quello da catturare, porco schifo. Guf, guf, guf. Quello lì adesso ci rompe. Appena ci attacca, buon latte, che cacchio fa? Non so, ma non si può usare. Zampilla. Brilla, brilla, la scintilla. Iperzanna, e voilà! Le jeux sont faits. Ci ha fatto il culo come una Bertuccia. Bravo Todo, vinci il primo giro è tuo. Stilix. Buon attacco, buona vita, buona difesa, lento come la morte. Vabbè, dai, vediamo. Contro uno d'acqua, ovviamente. Per 4? Probabile. No, solo per 2. Andiamo di Iperzanna, dai. Rancore. Waff, waff. No, forse ce la facciamo ad uscire dal laboratorio. Proviamo a portare avanti sto Pokémon. Vediamo un attimo nell'erba alta cosa c'è. Oh, non l'avevo visto. Ci abbiamo una caramella rara extra, ottimo. Questo non è male, però lo facciamo più avanti. Ma buonasera, mitico Dragon, come stai, carissimo? Aspetta che ti faccio subito un so, carissimo. Siamo sempre qua, guarda noi. Siamo sempre qua a bestemmiare nell'erbetta. Te com'è andata poi l'altro giorno? Tutto ok, tu? Va bene, dai. Non ci lamentiamo, a parte in gioco che facciamo cagare, ma quelli sono dettagli. Finirei prima o poi sto coso? No, no, no. Ormai l'obiettivo non è diventato finirlo, è diventato battere Brock, perché non l'abbiamo ancora battuto. Poi abbiamo il buon Todoroki lì che gufa come un dannato, guarda lì, è lì che ogni 3x2 mi dice morirete tutti. E il più delle volte si avvera. Sì, poi prima o poi vi porterò anche altri giochi, no? Non vi preoccupate, no, non monopolizzerò, anzi, una di queste sere è probabile che farò una live su Sotis più avanti. Una live su Sot, con magari senza il Galeone che lo odia a morte, con un brigantino. Cerchiamo i tre moschettieri e andiamo a dominare i mari, o almeno a provarci. Magari poi ci facciamo anche una partita assieme, Dragon, che con te. Esatto, è da una vita che non giochiamo più assieme. Hanno cambiato un po' di cose. C'è sempre più cheater, ma proveremo a farci una sessione tranquilla. Al massimo la facciamo all'insegna del cazzeggio. Questo qua che calma la mente, più che calmarmi mi sta facendo girare solo gli zebedei. Jupiter. Giorno di pari. Per fortuna abbiamo una difesa mega galattica e non ci fa un cazzo. Per fortuna. Mega calcio. Non si scappa. Ci sta rompendo Deretano. Dai, e fammi scappare. Riposo, riposo. E riposati, se sei stanco. No. Brutto colpo pure, vabbè. Fateli adesso che abbiamo la resistenza, siete di livello basso. Velocità X. Dai, si tira avanti. Con Steelix.
Guarda, Drago, magari mi porti fortuna e riusciamo a batterlo stavolta, il broccolino. Chi lo sa? Mai dire mai. Scyther. Rintocca sana, non so cosa fa. Mega Ball. Farfetch. Vediamo se per caso trovassimo un, che ne so, un Charizard, oppure anche un Porygon 2, lo catturiamo. Pipisu. Piscia proprio un po' più in su. Sì. Dai, bro. Questo qua è fantasma. Fantasma che cos'è debole? Solo al fantasma e al dark. Che dite? Lo cambiamo, facciamo un cambio, prendiamo sto Dunskull, solo che non so che statistiche possa avere. Noi siamo deboli a quattro cose, il che non è bene, però ci abbiamo molta difesa. Che fare? No, dai, proviamo a scappare. Allora, lui ci fa male. Abbiamo visto che ci fa molto male perché ho capito. Faccia. Dai! Ma guarda te! Mai visto così tanti Pokémon selvatici tutti di fila? Non so, forza segreta. Comunque no, dai, ci teniamo il carro armato. Steelix carro armatoso e proviamo a fare la run diversa dal solito. Che di solito siamo incentrati sull'attacco. Questa qua la proviamo a fare incentrata sulla difesa. Cambiamo un po', visto che la strategia di solito non funziona, si cambia. Raichu. Raichu. Iperzan. Lui si basta. Non gli facciamo un cazzo, facciamo roccia cosa. Sì, vabbè, c'è anche roccia. Velocità. Vai, rallentiamolo. Ma lui è super efficace, ci one shotta con un colpo. Sembra giusto. Cosa potrebbe mai andare storto con un coso contro un Latias? Latios. Cosa potrebbe mai andare storto? Tra l'altro ci abbiamo solo sassato. Ottimo. Bravo Latios, finalmente fai la mossa giusta, ci uccidi. Dragonite. Contro però ci abbiamo Groundon. Porco schifo. Ci abbiamo pure mosse. Ah no, Electrode prima. Allora qualche possibilità c'è per noi, dai. C'è ancora speranza, ragazzi. Direi sì. Di andare di botta in testa e sperare che si stordisca. Super efficace. Dai, però. C'hai la mamma sultana, te il tuo tornado. E niente, proviamo Picciotto. Tanto te Todo sta gufando over 9000. Goof, goof, goof. Tuono pugno funziona. Com'è possibile? Ma tanto lui è super efficace, ci one shot. Vediamo se per caso ci fosse uno degli altri. No. Andi Tauros. Tauros potrebbe essere buono. C'ha l'attacco meno, la difesa speciale su, c'ha poca difesa però per il resto non è male. Cicorita, dai, questo penso che almeno uscire dal laboratorio ce la facciamo. No, perché abbiamo la mossa. Però abbiamo Sgranocchio che dovrebbe. Scusa, cosa che cazzo di mossa di merda ci ha fatto che ci ha ucciso con un colpo?
ormai sono senza parole, non ho parole, soltanto parolacce. Attacco speciale, noi ci abbiamo mosso tutte così, ma sì, dai. Cosa gli facciamo a sto col Drago Spiro? Ma tanto attacca prima lui e ci one shotta perché c'ha la mamma sultana. Flygon del cacchio, porco uterino. Dai, non è possibile, non riuscire ad uscire da sto cacchio di laboratorio perché ti one shottano. Bravo Todo. Boh, questo qua fa cagare in tutto. Speriamo ci abbia almeno un tuono pugno. Quello lì porta anche la pioggia. Ci abbiamo scintilla. Brilla, brilla la scintilla e dovrebbe essere super efficace, dai. Non ho capito cosa fa, dai. Ale, siamo riusciti ad uscire da sto cazzo di laboratorio di merda. Com'è? Sì. Almeno è veloce su qua, vediamo cosa ci offre a sto giro. L'erbetta. Lickitung. Ci fa le linguacce. Oppure andiamo a muso duro senza futuro dal primo allenatore. Perché tanto abbiamo visto che non cambia un cacchio. Stare a pensare strategie, tanto va tutto a culo in sto gioco. Abbiamo l'attacco giù. Ci abbiamo una sola mossa. Roccia di re. Proviamo con lui a livello 8. Le statistiche non è che siano un granché. Dai, vediamo se troviamo nell'erbetta qualcosa di decente. Se non c'è un cazzo, si va subito a perdere. Così Todd è contento. Adesso devo metterti in achievement, Todd. Se mi fai 500 gufate giuste, ti regalo un emoticons del canale. Merita il premio per la tua perseveranza. Nelle gufate, Rhydon. Rhydon come statistiche forse potrebbe anche starci. Però bisogna sempre vedere che mosse ha. Poi magari c'ha mosse di merda. Vediamo di sopra. Qua chi c'è? Poliwrath. Quello a livello 8. Blissey! No, 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 prendiamo Blissey. Appena la troviamo di livello un po' più alto, lo prendiamo. Cerchiamo un Blissey di livello 8 tutta la vita. Vaffanculo, pugile. Ditto. No, no, voglio Blissey. No, di livello 5 no. Dai, di livello almeno 7. Niente, non vuole uscire. Di livello 3. Detto di livello 8, dai. 3. 6. Dai, almeno 7. Ci esce Ditto di livello 8, porco schifo. Non lo vogliamo Ditto, noi vogliamo Blissey. È di livello 3. Livello 6. Vai. Questo era colorato. Che più veloce di noi. Però non ce ne frega un cazzo. Take over control. Dai, Blissey.
Esci di livello 8. Che così ti catturiamo e proviamo ad andare avanti. Niente, di livello 3. Tra l'altro anche il Pokémon comune, se no prendiamo anche questo. Non lo so, no, dai. Mi ha detto Blissey. Questo qua è un altro buon Pokémon, voglio Blissey. Che ho control. Te che no control. Dai, Blissey, scelgo te. Niente, non vuole uscire sta zoccoletta. Tutta colpa delle gufate di Toad, dai, fammelo uscire all'otto Toad, che almeno andiamo avanti. Niente. Niente, già 10 Poliwrath, ma Blissey manco l'ombra. Dai, Blissey. Vabbè, affanculo. Adesso lo prendo anche a sé perché mi sono rotto il cazzo. Se mi sembra ovvio, esce al 5. Dai, come. Ma guarda come prende per il culo sto gioco di merda! Dai. Ed escimi, Blissey, dai, ti prego. Al 3, ma vaffanculo. Smetterò di gufare per un po' perché mi sto incazzando totalmente. Al 6, dai. Fanculo. Lo volevo all'8, ma ci accontentiamo dal 6 perché ci sta facendo fare un par. Aspetta, no. Tocca scappare. Vedrai che adesso esce all'8 di sicuro. Tra l'altro c'ha pure Uovo Bomba che è ottimo su Blissey. Ci ha fatto malissimo, cioè abbiamo 20 di difesa. Quindi vuol dire che è molto forte. Dai che Blissey ci carica la vita se non ci ammazza. E soprattutto se riusciamo a catturarlo. Ci carica la partita. Arriveremo da Broccolino, lo sconfiggeremo e batteremo pure la Lega. E poi ci svegliamo tutti sudati. Dai, almeno a livello 6, 7. Niente, solo Poliwag. Poliwag si regna sovrano in questo posto del cacchio. Oh, non vuole uscire, dai, che l'ho visto che c'è. Ma che cazzo? Hola. Vai, prendilo. Dai. Questo è già più scarso rispetto a quello di prima. Però c'ha delle mosse belle, mi piace. Mega assorbimento. C'ha delle mosse che sono fantasmagoriche. E niente, ci tocca scappare di nuovo perché sennò ci ammazza. E non vogliamo morire visto che c'è quello lì che è buono. Dai. Questo sempre di livello 8. Non è che ci esce la cicciona lì, cova uova di livello 8, Blissey, no. Dai, livello 6, dobbiamo accontentarci. Tra l'altro ci fa anche brutto colpo, adesso andiamo a comprare le poche palle perché le abbiamo finite. Basteranno 10 poche palle o dovrò bestemmiare livello 3. Dai. Eccolo. Vai, ti prego.
Abbi pietà di noi, fatti catturare. Niente, non riusciamo a catturare un cazzo di blissi di merda. Ah. Allora, abbiamo 15 di attacco fisico che non è male, 8 di difesa, 19 d'attacco speciale. Magifuoco c'ha! Ma è fortissima! È rottissima, sta blissi. Abbiamo anche la super pozione. Dai. L'unica cosa che patiamo sono le mosse normali. Le mosse normali le patiamo tantissimo. Quello là con il mio che la ci avrà terremoto. Vai. Dai, Blissey, facci sognare, ti prego. Ma di fuoco tutta la vita. Puh, brucia e chiedi perdono. Sgorbietto. No, dai, avvelenato no. Perché c'ha la mamma sultana. Lanza spada, sì. Leviamo un mega assorbimento perché purtroppo è bandita. Anche se è fantastica ed era bellissima come mossa. Ma è bandita purtroppo. Tra l'altro abbiamo dimenticato di levare quello lì. Ah, di fuoco di nuovo. Dai, come ci tocca sprecare le cure per sto coglioncino. Pure super efficace. Doppia sperma. Sì. Dragodan. Gelolan. Sì, tanto non lo saremo mai. Brividi, sto veleno di merda. Zinco, glielo diamo subito. Aumenta. Abbiamo dimenticato di nuovo di buttare via cose. Vabbè, ormai facciamo questo. Allora, ci abbiamo uovo bomba. Lui ci fa incornata, ma resistiamo. Perché fortunatamente siamo un fottuto carro armato. Questo magifuoco gli dovrebbe fare malissimo. Fuoco pugno, ma resiste il nostro Bliss. Le comete ci fanno male. Ma arriva l'uovo bomba che salva la situazione. Fa danno? Andiamo a curarci. Vai, si sfida anche Ciccio Pigliamosche. Diamo di uovo bomba. Ma falliamo. Mamma mia, un
pestone ci ha fatto malissimo. E devo ricordare di buttare quell'altro. E ti pareva che non ci bruciava. Ti brucia anch'io. Fallisce, no? Devi farlo fuori perché sennò siamo morti. Bliss, vai, meno male. Certo che abbiamo una sfiga, cioè tutte le cose che potevano avvelenarci, darci fuoco, che ce l'hanno fatte. Ci ha un po' sfigato, Blissy. Tra l'altro quel 15 di difesa è bruttissimo. Meno male che abbiamo tanti punti vita che compensano. Il problema è che abbiamo già sprecato tutte le pozioni. Ma che rane è? Cioè, guarda che Pokémon illegali. Roccia di re. Ce la ficchiamo dove non batte il sole. Non ce ne facciamo niente. E ancora una volta ci siamo dimenticati di liberarci di quello là. Vabbè. Mai il fuoco tutta la vita brucia, scoppia Aaron. Ok, non so nemmeno se arriviamo al 17 come livello. Vabbè. Anche il cartello di merda abbiamo preso in faccia. Mettiamo via questo prima che ci sbagliamo. Sfidiamo anche lui. Poi se battiamo questo c'è il rivale. Questo non mi ricordo. Uovo bomba, forse è meglio. Regali. Ah, mi ha regalato vita. Bravo. Bravissimo, anzi. Falso finale. Falso finale leva 40, doppia sberla 15, no, anche perché non può uccidere. Ma stai prendendo per il culo? Dai, ce l'abbiamo fatta. Molto sofferta. Andiamo a sfidare Ciccio Pasticcio. Siamo a livello 18, quindi siamo ad un ottimo livello. Se questo qua ci fa salire ancora di un livello 19, sarebbe male. Nidoking. Girolancio più efficace, ma. Oh, c'è un girolancio. No, ho capito perché è immune al fuoco, ma va bene. Noi lo uccidiamo pian pianino, tanto. Piovischio. E qua ci facciamo uovo bomba. Doppia sberla. Mamma mia.
Grandissimo Blissi. Ci ha fatto sognare. Dai, che forse ce la facciamo. Allora, broccolo. Ma ciao Fabio! Ben arrivato e grazie per aver usato l'emoticon. Vedo che ti sta piacendo, meno male. Fa piacere. Adesso ti faccio subito un bel su. Seguitelo tutti che è un bravissimo streamer. Dai, tra l'altro stai venendo. Sei venuto pure nella run buona, Fabio. Cioè, abbiamo Blissy, stiamo andando da. Lo so che è un casino. Comunque, come va? Ma guarda, qua sta andando. Non ti dico bene, ma almeno stiamo arrivando da Broccolo. Oggi lo sfidiamo. Almeno una volta lo sfidiamo. Poi come va lo vedremo tra poco. Tra poco siamo al momento della verità. E a te dimmi, cos'è che è un casino? Che problemi c'è, Fabio? Raccontaci. Curiamoci. Qua, guarda, sta andando tutto stranamente bene. No, niente così, era per... Vabbè, meglio così, se va meglio siamo più contenti. Allora, può farti internare il nemico colpito, aiuta. Si venda, migliora le mosse psico, ma non ne abbiamo, quindi diamo questo che potrebbe farti internare. Proviamo, vediamo cosa succede. Tanto da qua non possiamo uscire. Adesso si va tutti in una tornata. Speriamo che sto qua non ci avveleni o faccia roba strana. Diamo di uovo bomba. Dobbiamo. Pure brutto colpo. Mamma mia, è arrivato in not Fabio che ci porta a fortuna contro di lui. Guarda, gelo lancia, easy peasy. Se facessi magari un po' più di due colpi, magari lo uccidiamo anche. Dai, dai. Dai, che abbiamo battuto Giovannino e si sfida Broccolino impanato. Oh. E Broccolino. E partono le gufate del Todo che non vuole assolutamente che battiamo il Broccolino. Allora, questo Magifuoco tutta la vita. Ci ha scottato. Direi di non sprecare mosse forte. Vado di gelo lancia. Brutto colpo. Mamma mia, Blissy. Questo. Che tipo è? Roccia glass. Gelo lancia è forte, ma gelo lancia fa veramente cagare. Quindi proviamo con Magifuoco. Calcio in volo super efficace, no? No, 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 non un altro calcio in volo. No, non un altro calcio in volo. No, dai, ti prego. Sopravvivi. Esisti, questo qua è tutto niente efficace, porco schifo. Andiamo di uovo bomba. Niente, super efficace, la gufata ha funzionato. Eh sì, è quel... Dai, era la run migliore che eravamo riusciti a fare, abbiamo perso contro un pesce di merda. Porco uterino. Bello Jenga. E invece noi ci dobbiamo accontentare di sto sgorbio di Sil di merda. Porco il Sil tuo. Ovviamente ci abbiamo contro questo, dai. Qua no, no, non faccio nemmeno prediction, tanto siamo morti prima di subito, guarda. Locomotive Volt, vai. Si ricomincia. Però ci abbiamo Moltres! Top, diga. Possiamo scegliere anche Blissey perché è tra i nostri... No, 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 preferiamo Blissey. Blissey preferito tutta la vita. Ci ha fatto fare la run della vita prima, anche se sto qua è sfigato. C'è attacco 24. Quindi attacco d'ala fa male. Goof goof. No, 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 goof goof, no, Blissy ci ha fatto sognare una volta e ci farà sognare di nuovo. Tra l'altro ci abbiamo pure avuto
fortuna, no, attacco d'ala, secondo me. Difesa, niente, come non detto, si va di confusione. Questo sta diventando un carro armato. Ma vaffanculo, puro gelo, cioè ci ha fatto l'unica mossa che ci poteva uccidere in un colpo, ce l'ha fatta che c'ha lo 0,35% di successo, cioè c'è il 30% di possibilità di successo, lui ce la fa una volta e ci uccide, dai, porca troia, ci sta prendendo per il culo, gioco di merda. Vaffanculo. Cioè abbiamo Blissey, la run della vita, c'era anche Coso, puro gelo e ci ammazza, dai, ma prende per il culo sto gioco del cazzo. Non si può, dai ragazzi. Quando ti fa queste cose ti fa partire la broca. Poi sempre debolezza. Non lo so, guarda. Penso che ancora un 20 minuti, una mezz'oretta ci sto tutto. Perché hai intenzione di andare in live te o devi andare in live qualcuno che conosciamo? Nel caso rimango per fargli. Perché no? Non lo stiamo colpendo. Gran voce. Ci ha abbattuto anche lo sgorbietto. Oh, Pip. No, perché devo andare a chiedere se riuscivo a tornare. Guarda, penso di sì. Noi ancora un po' ci stiamo. Nel caso se torni dopo ci fa piacere se riesci a tornare in tempo. Se no, dai, ci ribecchiamo un altro giorno. Tanto guarda, siamo sempre qua. Ormai è diventata una questione di principio. Dobbiamo riuscire a battere il broccoletto selvatico. Quindi ci proviamo ancora. Se non è oggi, è domani. Già molto meglio. Grazie comunque per essere passato, Fabio. Grazie di averci tenuto compagnia e di aver sperato con noi di riuscire a battere il sacco di popò di broccolo. E adesso si ritenta ancora un po' di volte, dai. Oggi sono carico. Ci abbiamo anche sto Fearow che. Anzi, provo a catturarlo subito. Non sia mai che. No, brutto colpo super efficace. Ci deve levare il 3000% di vita. No, va bene. Cloyster, peccato. Quello non era male. Sì, ci vediamo dopo. Buon rientro, Fabio. Portiamo la pioggia. Noi ci abbiamo Frana e Locomovolt, dai. Siamo elettrici, dai. Lui è d'acqua. Niente. Pure subiamo contraccolpo, ma non patisce niente. Frana. Ercara armato, Ciara. Latios. Riusciremo, dai. Riusciremo con Latios ad uscire da qua? C'ha l'attacco psichico. C'ha pure le mosse belle. Ma noi ovviamente l'attacco psichico ce l'abbiamo che fa cagare. Quindi perderemo contro sto sgorbietto. È gufato bene qua. Guarda, li facciamo cotton spora. No, non è quello che fa dormire. Ok, allora abbiamo fatto una cazzata. Strida. Ma di fuoco, super efficace. Vai, da qua ci siamo usciti. Tanto purtroppo questo lo dobbiamo cambiare. Questo qua era mega galattico. Se Drago psico con psicoraggio e magi fuoco. Ma ci tocca cambiarlo. Ipno però. Ipno ci piace. Se riusciamo ad arrivarci, perché
ci hanno avvelenato. Cioè, vuoi dirmi che... Guarda, dai, mi tocca pure... No, non ci saremmo arrivati. Saremmo morti male se non lo lavo pure. Cazzo di veleno di merda. Mamma mia. Diamo il pacco bomba al professore. Todo, gufa, gufa. Che stai gufando bene, porca zozza, mannaggia a te. Adesso dobbiamo catturarne un altro. Catturiamo lui. Vabbè, lo cerchiamo ad un livello un pelo più alto. Che prima è uscito al 6. Niente. Uscito 1 al 6, ci ha fatto il miracolo. Vuoi uccidermi? Ripeto, vuoi uccidermi? Fallo. Niente, adesso non esce più manco l'altro. Ipno, altre. Ma vaffanculo. Dai, catturiamolo. La stat fa cagare. Però tanto lo dobbiamo cambiare, quindi... Ok, ce l'abbiamo fatta. Perché abbiamo fatto ciò? Perché è bannato Latios, è troppo potente, cioè ha i punti che sono alti, quindi no, non si può usare. Con molto malincuore che mi tocca fare, farti volare libero nei campi elisi. Vediamo se c'è qualcosa. Togepi. Dai, vediamo se riusciamo a trovare qualcuno di meglio di sopra. Che tra l'altro come mossa non è nemmeno così brutto su qua. C'ha tuono shock, doppia sbella. Il problema è che non so se... Non so cosa riusciamo a farci con questo. Su un floor. Sunflower, niente, Xatu. Psicovolante. Troppe, troppe, troppe di più. Però è più veloce di lui. E ci ha ucciso sto figlio di buona donna. Todo, dopo ti lascio scegliere a te, scrivi se destra, sinistra o centro che vediamo se mi porti ancora più sfiga. Di così. Scrivilo un po'. Destra, sinistra o centro? Dai, scrivilo per il prossimo giro che tanto qua... No, ipno. Guarda che belle mosse che aveva questo.
Peccato che ci abbia le statistiche di merda, sai. Non è che arriva uno Snorlax, a salvarci un Blissey, un Porygon. Sinistra. Ok, dopo scegliamo quella sinistra. Provoca la pioggia. Ma tanto lui fa colpo critico super efficace. Ah, anche il Jove diceva quella sinistra. Aspetta, ho dimenticato di resettare. Ok, hai detto quella sinistra. Ah, Primeape. Vediamo di qua cosa c'era. Meglio di quello che mi avrebbe dato lui. Di sicuro. Seguiamo la via del todo. Living in my room. Dai, il traggio non è nemmeno male. Falso finale. Evasivo. Guarda lì. Siamo oltraggiosi. Siamo confusi, ma noi non ci frega un cazzo. Fango bomba. Gli leviamo sonnifero, no. Gli leviamo falso finale. Tra l'altro, top mossa. Potremmo anche tenerlo questo coso di offerto dal buon Todo. Eh no, però Snorlax no. Mi dispiace, Todo sarebbe rimasto, ma Snorlax è Snorlax. Mi dispiace, Todo. Appena prendiamo le poche balle, andiamo a prendere subito Snorlax. Nostro caro amico Snorlax, guardalo lì, bello coriaceo. Tra l'altro con sto Pokémon non abbiamo un cazzo di attacco. Questa canzone. Dov'è Snorlax? Esci fuori Snorlax! Yeah, figo, sì, è molto figo Snorlax. Anche Primeape era figo, però Snorlax va di più. Che adesso non esce più. Eccolo qua il ciccione! Vai, ciccione, scelgo te con la conversione. Mamma mia, che brutta mossa. Raffica. Dai, però, stai nella ball. Pugno ombra ottimo, ci piace. Dai, però. E niente. Finito così il sogno. Uccisi dallo Snorlax selvatico. Doveva finire il sogno. Vedo che ti piace l'emote cool figo di Todo. Carina la nuvoletta. Prossimamente metterò altre cose da fare coi punti canale. Obbli desiderio. Ma non riusciamo manco a fare l'obbli desiderio perché siamo obbli morti. Aspetta, ho si continua con Psyduck. Vai, posso già fare avanti la prossima in verità, perché tanto questo ci one shotta. Livello 8, Flygon contro uno Psyduck. Sì, abbiamo anche regalino. Vai, 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 vai. Esplosione. Sì, voglio autodistruggermi. Tecnicamente no, siamo morti, ma l'abbiamo ucciso. Non so come conta. Vediamo se ce la conta. Ce la conta vittoria. Colpo di scena, ragazzi.
Si è riuscito ad uscire. Colpo di scena. E ci abbiamo anche la possibilità di catturare questa. E niente. Non si scappa e c'aveva pure le mosse belle. Sì, esecuto, non li guardo nemmeno gli altri che mi stufano. Giraffari. Allora, noi in cosa siamo forti? Attacco speciale. Extra senso. Mega corno. Però ci abbiamo 6. Extra senso e resistente. Proviamo mega corno. Lui ovviamente è super efficace. Anche noi siamo super efficaci, ma oggi la mala sorte ci accompagna. Psycho slancio un megacorno, dai. Megacorno. Super efficace. Ritirata. Non so cosa faccio a ritirata. Sì, stiamo giocando con l'emulatore. L'emulatore è Beats HAWK. E la ROM è quella di Pokémon normale, però puoi emulare anche altri giochi, non per forza questo. Se vuoi, perché ti vuoi cimentare, provare a cimentare anche te o tuo fratello o Drago? Se è, poi al massimo me lo dici che ti faccio vedere su Discord, tutti i passaggi, su come si fa, che è un po' contorto, non è proprio facilissimo da settare. Se mi scrivi faccio screen e li giro. Scrivere no, al massimo se cosa posso fare ti giro direttamente il video. Ti faccio girare direttamente il video perché devi essere iscritto anche sul Discord per prendere un codice da inserire per la randomizzazione. Ti giro direttamente il video che dovrebbe esserci i collegamenti giusti. Al limite scrivimi poi su Discord dopo che con scritto mandami il video che così capisco e te lo giro subito. Sì, è carina sta versione, tutto randomizzato, tutto a caso. A volte ti fa sclerare perché, cioè, hai visto prima. Cioè, c'era un Cosmo, ha tirato un colpo ma ha one shottato, dai. Poliwag, Poliwag, no. Ok, i Pokémon qua nelle beta fan cagare a spruzzo proprio. Vediamo se quelli sopra siano un po' meglio. Ok, cambiamo sto Furet. Su Conan devo venire, ma non ce l'ho Conan. Sinceramente, poi di giocare a quei giochi lì dove devi metterti a craftare così, posso reggerne solo uno alla volta. Già Sot mi fa sclerare, se poi mi metto a sclerare anche su Conan il guerriero, ci tiro tante di quelle bestemmie, no, non esco più di casa. Però sarei curioso di vederlo, guarda. La curiosità di vedere, di farci una partita ce l'ho perché sembra anche figo come gioco. Andare a raidare gli altri cosi. Un altro gioco che mi ispira molto, che se
Prima o poi è scontato a una decina d'euro, lo comprerò. È coso, Rust, Rust, molto carino. Niente, mi sa che ci tocca perdere la run col nostro Furret del Caspio perché non esce niente nell'erba qua, ragazzi. Ah, dici Rust? Lo so, costa 40 euro quel cacchio di gioco. Difatti, per il momento rimane lì. Cioè, lo vorrei giocare più che volentieri perché mi sembra veramente figo come gioco. Però 40 euro anche no. Anche no. Mi dispiace. Facciamo Psycho Slunch, vediamo se muore. Pozione, vai, cerchiamo di sopravvivere. Che poi se finiamo le mosse siamo nella cacca. Sì, è un furto, confermo. Megacorno. Super efficace, incendio, resistiamo. Incredibile, amici. Stasera forse abbiamo un raid, c'è un tizio che ci ha chiesto di attaccare un clan. Interessante, se fai la live... Ti passo a vedere, che anche l'altra volta è divertente vedervi raidare sti tizi quando stavate cercando di espugnare quel castello là, che però c'erano i lupi ghiacciati, molto bello con... Quindi se fate la live, ditelo che passo. Poi magari non sto tutto il tempo perché poi ho anche altri impegni, però almeno passare a vedere un po'... Ci sono una mezz'oretta, un'oretta, ci sto. Megacorno, vai. Pum. Solo a raggio. Ma Furret resiste. Non si sa come resiste. Solo a raggio, solo a raggio. Vediamo se faccio solitamente. Allora, vediamo. La faccio solitamente. Se la base vale la pena, se è abbastanza tosta. Se è una cosa dentro... Vabbè, quello lì è ovvio, cioè non dovete stare a sprecare risorse inutilmente. Ma James, ma sei un pazzo! Grazie per esserti abbonato tramite Prime, grazie anche di essere passato. James, ti dici Fizz, ricorda a tutti che è il nostro moderatore di fiducia. Andate a spiarlo, grandissimo streamer culinario di Sea of Thieves. È impazzito, cioè sbroccato. Grazie mille, James. Aspetta che ti faccio subito un su. Così i nostri amici ti possono seguire. Poi rifacciamo anche un giro di su al buon Drago. Che anche lui stasera avete sentito farà il raidone, quindi è tutto da vedere. Ringraziamo ancora James. Hai visto che bella fanciulla che ti ha dato i bacini per ringraziarti? Lo so che li volevi da me, ma secondo me quella tizia lì può essere più apprezzabile. So che anch'io sono bellissimo, ma penso che gradite di più la tizia lì. Dormentiamo, sì. Non è molto efficace. Non mi ricordo cosa fa Transformers. Prepotenza. Ah, ci ha trasformato. Ombra notturna gli fa 12, quindi potrebbe fargli più male. Ciao, ammazziamo a Vicenza. Ciao belli. Guarda, c'è il buon Dragon. Prima c'era Fabio. C'è il Todo che sta gufando come non so cosa. Oggi sta gufando over 9000. Quindi, veramente. Non si sta facendo mancare nulla il buon Todo. Quando mai non gufa. Eh beh, in effetti, anche te c'hai ragione. Ma oggi proprio più del solito, guarda, ci sta gufando con gioia. Prima eravamo arrivati dal broccolino, avevamo battuto due Pokémon cattivissimi, ci stavamo credendo un sacco.
E poi, ma non mi ricordo se ci ha avvelenato o che siamo morti come dei coglioni. Ci siamo rimasti molto male. Sei riuscito a broccolare? No, guarda, non siamo ancora riusciti a broccolare. Ci siamo arrivati, ma no, non siamo riusciti ad avere la meglio ancora su brocco. Fuoco fa. Poi vabbè, sto figlio di zoccola ci brucia così. Tanto per. Tanto. Ormai siamo andata. Psico slancio, calapicco, bruciamo, brucia e chiedi perdono. Trasformazione, vediamo se ci leva la bruciatura. No, niente. È andata così. Il nostro Furet è deceduto. Ma visto che ti sei abbonato, che sei arrivato, Jims, decidi te. Centro, sinistra o destra? Dimmi te quale prendere che, e vediamo di che morte morire. Che Todo prima ha portato fortuna, ci ha preso Prime e poi siamo riusciti ad uscire dal laboratorio che è destra, ok. Ci avevamo. Ma niente. Aipom batterà. Sarà uno scontro epico. Il nostro Aipom con riposo, forza segreta e breccia proverà a fare il culo a di due livelli superiori. Ma ce la farà, ci crediamo. Aipon ce la fa, ci crede. Aerocolpo. Forza segreta dovrebbe avere anche un bonus. E non gli facciamo un cazzo. È la gufata potente qua, altro che lanciafiamme. Vabbè. Ti piace vincere? È facile, dai. Altro giro, questo non l'ha visto nessuno. Destra, sinistra, centro, James. Quella di prima non contava, era una finta per levare la gufata di Todo. Quale prendiamo? Quale prendiamo? A, B, C, D. Vai, centro. Vai. Sto giro. Vediamo cosa c'era. Bah, dai, ci può stare. Bene, ma non benissimo. Almeno siamo immuni alle mosse di tipo normale, quindi magari no, non ci one-shotta con una mossa. Siamo deboli al fantasma e al. Lui è normale, dai. Sulla carta questa potremmo anche farcela. Potremmo. Gli facciamo morso, che dovremmo levargli di più. Lui non ho capito cosa ha fatto. Petalo danza, no, è petaloso. Dai, resisti. Resisti ancora un morso. Piccolo Skullduke. Bravo, Skullduke. Siamo riusciti a battere un cazzo di Spearow di merda. A casa, uccellacci, a casa, uccellacci del malaugurio. Una piccola sfida, una grande vittoria psicologica. Non si scappa. Scappato pericolo. Acceleratore. Meno male che accelera perché al momento. Strumenti prendi. Latte mumu. Dai, dopo vediamo se c'è qualche cosa di meglio da catturare che sto qua. È un po' troppo lento. Niente, questo non ci vuol far scappare. Abbiamo incontrato il Pokémon più veloce della storia del West. Sì, lo curiamo due volte perché è malato sul mentale. Povero Duke School. Oppa. Ah, carnivora, questo non è male. Però è lento. Viene, bravo. Mangia bene che è lento. Dobbiamo cercare qualcuno di più cattivo per provare a superare gli allenatori. Perché con sto qua no, non ce la facciamo. È troppo fragile. E soprattutto è troppo lento. Anche se c'ha l'acceleratore.
A noi ci serve uno che vada subito a 100. Velo puro, che non so cosa faccia, ma, e non me lo ricordo nemmeno, ci guarderemo dopo. Sidra, questo è già meglio, potremmo anche prenderlo. Se lo troviamo di livello 8 lo prendiamo. La cacchina. Lo Sneasel. Hi, ciao. Vedo che state provando le nuove emoticon. Vedo che vi stanno piacendo, meno male. Sneasel. Questo lo catturo perché è sicuramente meglio di quello che abbiamo. Vediamo che mosse ha. Adesso c'ha delle mosse totalmente di merda. Allora, c'è cioè già il fatto che ha 37 punti. Lanciafiamme, roccia blu. Onda. Abbiamo trovato il Pokémon definitivo, ragazzi. Ah, però non ha. Non ha attacco speciale. C'ha tutto fisico. Peccato per il lanciafiamme. Vabbè, però non è male. Liberiamo il nostro scheletro selvaggio. E si vola. Ci abbiamo comunque triplette e roccia tomba che non sono male. E anche onda shock e lanciafiamme ci permettono di coprire un bel gap di debolezze e cose. Anche se non abbiamo il bonus dell'attacco speciale, potremo fare comunque qualcosa. Not bad. Flauto rosso, ce lo mettiamo dove no. Dove non flauta al sole. Cagnolino lo lasciamo lì. Flauto blu. Niente, oggi suoniamo solo flauti. Guarda che non siamo mica certe donnine politiche di merda. Allora, si va. Questo qua, lanciafiamme, vai. Ci credo. Vabbè, metà vita è andata, va bene. Lo stesso. Speravo lo one shotasse, ma va bene così. Attacco speciale proprio zero. Vabbè. Questo qua si fa tripletta. No, roccia tomba che c'è anche il per due. Easy. La cattiveria di Sneasel. Cattivissimo. Portiamo a casa il primo trofeo. Poi con questo pezzaccio di sottofondo, spero che vi stiano piacendo la musica, ditemi, fatemi sapere nel caso. Se avete gusti, anzi, prossimamente metterò un comando, scegli te la canzone. Si va di Avril Lavigne. Facciamo onda shock, proviamo. Super efficace, ma non gli leviamo niente. Proviamo tripletta. Tra l'altro c'ha pure sintesi, qui non lo buttiamo giù, ma. Usi Spotify? No, sto usando canzoni proprio mie. Infatti. Poi. Cazzozza, c'ha quasi sciolto. Venusaur. Userò il latte Mumu perché qua non è troppo easy. Lanciafiamme. Ma non gli facciamo niente, quindi si va di tripletta. Roccia tomba. No, andiamo di colonne sonore preparate, ho fatto una scaletta con tipo non so quante ore di registrazione e parte in automatico. Difatti oggi vi state sorbendo le migliaia di canzoni di Avril Lavigne, grandissima cantante, pop rock. Una canzone un po' più rilassante del solito. Prima abbiamo messo un metal cattivo, Tunes Tunes, adesso un po' più di relax. È un gran bel pezzo di legno, puoi dirlo forte.
Lei sì che è una gnagna potente. Super gnagna. Da ragazzino io impazzivo per lei. Rimbalzo, cosa fa rimbalzo? 85-85. Lei ha un tripletta, onda shock. Sarebbe meglio perché facciamo così. Dai, leviamo onda shock, anche se un po' mi dispiace. Tra l'altro non avevo visto che c'aveva così pochi PP, porca paletta. Proviamolo subito sto rimbalzo. Tanto gli facciamo sprecare un po' di mosse. Paralizzato. Si va di triplete. Rimbalza. Attacco speciale, rancore, non so cosa sia rancore, ma anche noi portiamo rancore verso di lui. E Sneasel va avanti. Però a statistiche facciamo ancora un po' cacare. A spruzzolo. Vabbè, proviamoci. Ah, dai. Visto che siamo in un po', aspettate che vi metto anche perché non va la chat? Che cos'è? Buggata? Un attimo. Mi si era buggata la chat. Ok, facciamo. No. Prediction. Ok. Via pronostico. La domanda qual è? Riusciremo a vedere Broccolo? Sì, no? Tempo 2 minuti. Vai. Scommettete tutto, fatemi sognare. Qua ho sbagliato. Ok, ci siamo. Secondo voi riusciremo a battere il broccolino? Cioè, a vederlo più che a batterlo. Poi dopo facciamo anche la scommessa sul broccolino. Dai, vedo che qualcuno è ottimista. Gran bel pezzo di gnagna. Dai, andiamo dal broccolino selvatico. C'è ancora due allenatori da fare qua. C'abbiamo questo che lo battiamo dopo. Prima proviamo a battere l'altro. Intanto qua stiamo trovando tutti i flauti. Ci hanno scambiato per una, come si dice? Suonatrice di flauti di pan e non solo. Diteglielo un po' che noi qua. E allora, questo qua c'ha rimbalzo che. Ah, si è spostato. Baraon. Ma fallisce, ma noi lo rimbalziamo e va a dormire. Lo mettiamo a nanna col rimbalzo. Adesso proviamo, mancano due. Ci piace la vostra positività. Questo lo skippiamo. Andiamo dal tizietto. Allora.
Rimbalzo, sì. No, questo ci fa perdere vita. Ecco. E falliamo pure. Ma sei un incoglionito. Se perdiamo contro sto sgorbio, mi incazzo, te lo dico, Sneasel. Cioè, poteva starci perdere contro un altro, ma contro sto qua. Proprio no. Cioè, se sono cattivi, ci può anche stare questo qua. Dark Ghost. E ti pareva, tripletta non funziona. Facciamo roccia tomba, dai. Affilatore. Dai che l'abbiamo portato a casa anche questo. Ok, è andato a casa. Adesso andiamo a sfidare il rivale e se ribattiamo il rivale andiamo da Broccolino. E la scommessa è vinta. Dal sì. Se ci arriviamo. Se il rivale non ci fa brutti scherzi, vince il sì. Si spera che riusciamo a batterlo il rivale. Siamo arrivati a livello 17. Ci abbiamo delle grandi. Cioè abbiamo delle mosse che non sono male. Roccia tomba. Dai, ma. Brutto colpo super efficace. Ma dai, ma piglia per il culo. Dai, ma porco uterino. Ma dai, ma non ti può avere così culo. Cioè, sempre brutto colpo sulla mossa super efficace che ti one shotta. Ci avevano 67 di vita. E 40 di difesa normale. Quello lì ci fa una mossa e ci scioglie. Evidenzia il mio messaggio, ma vaffanbagno Todo, dai. Ma non è possibile. C'avevamo pure le mosse fighe. Vaporeon, dai. Jengar e Crocodile Dundee. E niente, purtroppo adesso devo fare la prediction, devo assegnare la sconfitta. Perché ha vinto il no. Prediction. Purtroppo ha vinto il no. Scegli il risultato. Guarda, te li restituisco visto che era fatto. E niente. Eh sì, nella mente. Disastro. La gufata di Todd è stata troppo potente. Se tra l'altro se Todd avesse scommesso avrebbe anche vinto, però non so perché non ha scommesso. Non credeva nemmeno lui nelle sue potenzialità. Vabbè. Abbiamo un Vaporeon che presume bene. Non ha attacco, c'ha tutto attacco speciale che è quello che ci piace a noi. Perché qua adesso fa tutto grosso, vabbè. Ira di Drago, dovremmo one shotare. Guarda, adesso li carriamo. Arriviamo da Broccolini in un attimo con sto vapore. Vai, vai. Qua guarda, faccio tutto di corsa. Adesso ci riavviamo. Riparte la scommessa. Arriveremo da Brock. Vi dico che stavolta ci arriviamo. Arriviamo da Brock. E anche in fretta. Vi dirò di più. Questo vapore non ci farà sognare. Tra l'altro c'è Ira di Drago che è la mossa. Top. Idrocannone. Ci abbiamo Ira di Drago, Psico Slancio, Sbreccia. Non chiedetemi perché. Si vede così in maniera strana, senza i più e meno. Dove cacchio ho cliccato? No, le note, no. A 8 impara anche una mossa. Vai, vai, si va a dominare. Sta qua la facciamo di velocità. Garantisce Spipop. Questa è la volta buona. Stavolta ci credo. Guarda, se falliamo anche questa, la chiudiamo e raidiamo qualcuno perché mi demoralizzo. Se sesto giro non va bene, ma continuiamo
confido in voi, vi dico che è la volta buona questa. Ok, mi ha già dato la vita. Vai, 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 guarda, guarda. Adesso andiamo là. E ho sbagliato lato. Recuperiamo un attimo gli oggettini. Baseball, che non ce ne facciamo un cazzo, ma è d'obbligo. Vai, 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 Omanite. Che dobbiamo fare in fretta, dobbiamo recuperare il tempo perso qua. Che i nostri spettatori attendono, voglio vedere Broccolino sconfitto. Ormai abbiamo il fan club di vaffanculo Brock. Broccolino deve morire. Pietra di sto cazzo. Mai un po' di vita. Una cura totale non farebbe schifo, anche una iperpozione. Vai. Parte la sfida contro Broccolino, Ira di Drago. Ed è andato a casa. Avanti il prossimo. Terremoto, minchia sì, se lo impariamo. Cosa gli leviamo però? Assistenza, che tanto serve un cazzo. Terremoto, minchia. Vai, vai. Ira di Drago, guarda. Boom. È a casa anche lui. Vai, vai che li carriamo. Non ci ferma nessuno qua adesso. Guarda. Non fermiamo neanche a curarci. Ce ne sbattiamo totalmente il cazzo. Ira di drago. Non ci abbiamo un cazzo. Vai, vai. Guarda lì come carria Ira di drago. Vai, Ira. Noi non temiamo niente. Azz. Sopravvissuto. Ma tanta vita sto stronzo. Vai. Ci curiamo? No, c'abbiamo ancora tanto. No, c'abbiamo 4 ire di drago. Andiamo a curarci un attimo. Più che altro per recuperare PP. Poi facciamo anche il tizio dei piccioni. Dai, che questa si carria. Ci abbiamo la difesa bassa, fisica. Quello però è male. Però quella non fisica è altissima. Vabbè, vediamo. Contro il maialino, Ira di Drago. Vai. Si sciogliono. Come neve al sole. Non so se funziona. Ottimo, è andato. Si va avanti. È il Vaporeon della vita. C'era Typlosion. Maremma, bucaiola. Dai, sfidiamo anche prima Ciccio Pasticcio. No, andiamo prima di là. Facciamo le cose con ordine. La bacca fresca gliela mettiamo perché. Apri. Cura d'avvelenamento, sì. Vai. Almeno se per caso ci avvelenano, sti merda. Lì. Ah, questo è resistente. Secondo me sopravviva uno. Ma non ha due attacchi. Vai a casa. Smog. Smog. Non mi ricordo se Smog è sull'attacco fisico o no. Perché se è sull'attacco fisico leviamo terremoto che tanto fa cagare. Perché abbiamo 11 di attacco speciale. Ci mettiamo Smog che dovrebbe essere. No, fisico. Porco schifo. Questo è speciale. Questo è speciale. Dobbiamo levargli anche breccia poi. Sbagliato tutto. Minchia Latios. Cazzuzza. No. Destino obbligato. Abbiamo perso, ragazzi. Dai, non ci può far destino obbligato.
Dai, ma che presa per il culo. Gioco di merda. Gioco di merda. Gioco di merda. Gioco di merda. Destino obbligato. Destino obbligato. Basta. Basta, 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 basta. Vediamo chi c'è. Questo è troppo, è stata la goccia che fa traboccare il vaso. Mi dispiace, ragazzi. Uno ci prova a vincerle, a portarla a casa, a fare un po' di show, ma se il gioco ti boicotta così che ti fa destino obbligato e muori, non so veramente cosa fare. Datemi un po' di tempo che guardo chi raidare. Ah, c'è il buon Quimby. Andiamo da lui che non lo raido mai. Vediamo cosa porta. Raid. Aspetta che non mi ricordo come si scrive però, quindi. Qui. B con la Y, SP. Rimanete per i punti canale. Ringrazio tutti per essere rimasti qua nonostante i momenti di sconforto del gioco. Ringrazio ancora James per come si dice, per l'essersi iscritto al canale. E che dirvi? Ci vediamo presto. Tra poco, probabilmente domani farò un'altra live, cercherò di farla intorno alle 3 e se avete voglia di sentirmi bestemmiare ancora un po', ci troviamo a parlare, nessun problema. Grazie a tutti e rimanete con noi che andiamo dal buon Quimby che probabilmente starà giocando a Pokémon Unite o comunque a giochi carini. Alla prossima, ciao belli! Rosso che significa più 2, quindi sale di 2, quindi 4. Da 2 salgo a 4, tranquillo, da 2 salgo a 4. Il blu che significa facciamo meno 1. Vabbè. E il blu che... Bianco meno 1. Allora forse è